Sì, noi abbiamo depositato appunto due risoluzioni distinguendo le due patologie. Una va a integrare la risoluzione presentata dai consiglieri Foti, Bignami e Aimi, che riguarda appunto la sclerosi sistemica o altresì detta sclerodermia, in quanto concordiamo sostanzialmente con i contenuti della risoluzione presentata dai colleghi. Diciamo che la andiamo ad integrare proprio per sollecitare la Giunta a far sì che questa patologia venga riconosciuta tra le malattie rare, come è già stato fatto ad esempio con un decreto regionale in altre regioni come Toscana e Piemonte. Chiaramente chiediamo un'integrazione affinché si abbia un aiuto verso le famiglie, un'esenzione alla compartecipazione alla spesa sanitaria per quanto riguarda le persone affette da questa patologia, e chiediamo anche una maggiore informazione e divulgazione tramite i medici di famiglia per quanto riguarda appunto la conoscenza di questa patologia, oltre a predisporre un PDTA che riguarda appunto la sclerosi sistemica. Questo sostanzialmente per quello che riguarda l'ultima risoluzione depositata. Mentre invece per quanto riguarda la risoluzione sulla SLA, noi ci rifacciamo al decreto mille proroghe del 2010, che aveva stabilito un finanziamento a sostegno delle famiglie mettendo a disposizione un fondo di 100 milioni di euro per quanto riguardava il carico assistenziale a domicilio dei pazienti. Quindi una misura finalizzata esclusivamente alla realizzazione e al potenziamento di percorsi assistenziali domiciliari, quindi delle prestazioni in più rispetto a quelle già esistenti. La Regione Emilia-Romagna aveva approvato il programma attuativo per l'assistenza domiciliare ai malati di sclerosi laterale amiotrofica e aveva previsto, ad esempio, nel bilancio 2012-2013 uno stanziamento di 7,4 milioni di euro, assegnati appunto a seguito del decreto mille proroghe e del successivo decreto ministeriale del 18 novembre del 2011. Purtroppo questa programmazione però pare non abbia garantito le adeguate assistenze da parte della Regione. Infatti alcuni interventi hanno sostituito, diciamo alcune cifre sono state stanziate per interventi di tipo sanitario, che invece dovrebbero essere già garantiti dai LEA, quindi fondi che pare non siano stati utilizzati nella maniera adeguata secondo l'origine per cui erano stati stanziati, e quindi l'assistenza a domicilio del malato non è stata garantita così come doveva essere fatto. Inoltre sono state segnalate da parte di alcune associazioni, tra cui la SISLA, anche una carenza di trasparenza e di ritardi negli adempimenti. Quindi noi sostanzialmente con questa risoluzione chiediamo all'assessorato e alla Giunta di andare a rifondere quelle cifre che non sono state utilizzate per i fini per cui erano state stanziate, e che chiaramente questo venga fatto nel più breve tempo possibile per permettere che le persone affette da questa grave patologia, che ha conseguenze non solo sugli ammalati ma anche chiaramente su tutta la famiglia, che si trova ad avere una vita completamente stravolta a causa dell'assistenza continua che devono avere queste persone affette dalla SLA, a far sì appunto che queste persone e le relative famiglie abbiano il giusto trattamento e la giusta assistenza da parte del Servizio Sanitario Regionale. Commissione Salute del 2012, dove l'allora assessore regionale giustificava la mancata ricaduta diretta della programmazione delle risorse sulle persone affette da SLA con queste parole, dicendo che il finanziamento statale viene trasferito alle regioni che lo possono utilizzare secondo la propria pianificazione. Bastava riconoscere, se così non fosse stato, bastava riconoscere un'indennità economica nominalmente a quelle persone in maniera specifica. Invece la scelta è stata quella di ripartire i fondi alle regioni che li utilizzeranno in base alle rispettive programmazioni, aggiungendo il dato del milione e mezzo, diciamo così, avanzato rispetto ai 7,4. La domanda che a noi sorge spontanea, unita al fatto che chiaramente questa risoluzione nasce da delle segnalazioni, del come siano stati utilizzati questi soldi, proprio perché non ci sarebbero state diversamente queste criticità, considerando il fatto che, ripeto, il decreto legge del 2010 destinava questi fondi all'assistenza domiciliare. Quindi
oltre a capire se le somme sono state utilizzate tutte, ma anche nella maniera corretta, perché nel caso in cui siano state destinate appunto ad esempio a trattamenti sanitari, quelli devono già essere garantiti dai LEA e su questo non si prescinde. Quindi per sottolineare ancora il fatto che le eventuali cifre che sono da computare oggi, che non sono state destinate nella maniera corretta, vadano destinate appunto all'assistenza domiciliare dei malati di SLA. Grazie.